In collegamento con Chiavenna c'è per noi Chiara Tornadù che ha seguito questo pomeriggio di lavori e di riunioni per valutare la delicata situazione della frana di Gallivaggio. Buonasera Chiara, qual è il punto della situazione? Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Poco fa si è conclusa l'unità di crisi svoltasi in Comunità Montana qui a Chiavenna. Sono state ripristinate già da domani le tre fasce orarie, quindi la statale 36 sarà percorribile dalle 6 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 a San Giacomo Filippo in direzione di Madesimo. 1.500 le persone che in questi giorni sono rimaste isolate, i residenti appunto di Madesimo, Campo Dolcino e parte di San Giacomo Filippo. Ovviamente queste finestre, cioè l'apertura della strada sulle tre finestre, potrebbe essere revocata a seconda di come si svolgerà la notte. In particolare, se nella notte la frana dovesse subire una nuova accelerazione oppure si registrassero precipitazioni, verranno revocate e la strada tornerà chiusa H24.